tagliamo. Andiamo? Ok. Questa manifestazione fieristica scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri. Alla fiera campionaria di Venticano il rito si ripete da 38 anni senza perdere l'entusiasmo, anzi per l'edizione 2015 il parterre istituzionale, militare e civile è accompagnato da un numero consistente di visitatori già dai primi minuti. Il tasto dolente, l'ho detto, lo ripeto ogni anno, è la struttura. Speriamo che in questi anni, in questi 5 anni che amministrerò questa comunità, riesca a trovare i fondi che mi permettono di lasciare un bel segno del mio passato. Altrove le fiere si impoveriscono o scompaiono, qui invece si rinforza. Ma questa è una fiera che si fa da sola, devo essere sincero, insomma, ecco. Riscuote un successo che a volte sembra pure strano, nonostante che sì, la pubblicità viene fatta, però arrivano richieste da un po' da tutta la regione, ecco, questo, quindi si fa da solo, sarei dire io. Un grazie chiaramente agli organizzatori che insieme all'amministrazione comunale curano l'evento, ma soprattutto il merito va alla Proloco di Venticano. Quali sono le novità di quest'anno, Sindaco? Le novità di quest'anno è lo Slow Food, diciamo così, una manifestazione che era già iniziata negli anni scorsi, c'era il Megusta, mi ricordo, degli anni scorsi, poi è stato un po' abbandonato, quest'anno è stata ripresa e penso che una presentazione di prodotti locali soprattutto, penso che ci dia quel successo sperato. Più di 100.000 visitatori ogni anno, 25.000 metri quadrati di area espositiva e un numero di standisti che di anno in anno cresce, oltre 300 provenienti da ogni angolo d'Italia. Il tutto è organizzato dalla Proloco di Venticano, presieduta da Luigi Villani e dal Comune, con il patrocinio della Regione Campania, dell'Ente Provincia di Avellino, l'EPT Avellino e l'UMPLI Provinciale. Siamo riusciti di nuovo a portare all'interno della 38esima edizione della Fiera Campionaria oltre 300 espositori che provengono anche al di fuori della regione Campania. Quest'anno anche il tempo è stato clemente con la Proloco. Io ringrazio soprattutto il Consiglio d'amministrazione e nonché il Comitato Organizzativo per aver portato appunto all'interno di questo quartiere fieristico oltre 300 espositori. Abbiamo tante novità. La prima, partiamo dal settore agroalimentare, dove ci sono più di 40 espositori con le eccellenze sia irpine che non che campane. Ovviamente tutti gli stand ogni anno vengono rivisitati e aggiungiamo qualche piccola novità. Saranno dunque 5 giorni intensi, dal 23 al 27 aprile, di shopping con un ampio spazio rivolto al mondo degli sposi, al relax, alla cultura, allo sport con la presenza dell'Avellino Calcio, alla medicina con l'oncologo di fama mondiale Cesare Gridelli, che terrà un incontro sulla prevenzione legata al mangiar sano e di conseguenza all'enogastronomia con Slow Food, poi spettacoli e legalità. Anche quest'anno infatti la Benemerita è presente alla 38esima Fiera Campionaria di Venticano con uno stand allestito dal Comando Provinciale. All'interno degli spazi dedicati saranno presentati gli strumenti utilizzati dai militari per eseguire sopralluoghi sulle scene del crimine. Inoltre si potrà, con un atto dimostrativo, visionare il corretto utilizzo dell'etilometro. Veniteci a trovare, ne sarete soddisfatti e vi farete trascorrere all'interno del quartiere fieristico una bellissima giornata.